Benvenuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui in questo luogo nel coro della chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove vengono qui i frati a pregare e a recitare la liturgia delle ore. Vedete sullo sfondo quella bellissima statua di San Michele, che è anche il parrotettore della provincia religiosa di Padre Pio. La sua provincia religiosa, e proprio di questo vogliamo raccontarvi. Ecco quanto era importante anche la sua protezione nelle sue battaglie contro il demonio. 1964, viene portata da un paese della provincia di Bergamo una giovane ossessa al convento dei frati minori cappuccini di San Severo. Siamo a qualche chilometro da Foggia. Qui risiedeva Padre Placido da San Marco in Lamis, Padre Placido Bux, che era un grande compagno, amico, fin dai tempi del noviziato di Padre Pio. A lui fu presentata questa donna affinché la liberasse dal demonio. La giovane, come vide Padre Placido, si mise immediatamente ad urlare parolacce, bestemmie, e a tentare anche di aggredirlo. Dopo un momento di esitazione, i confratelli di Padre Placido lo consigliarono di far proseguire la giovane ossessa e i suoi parenti che l'accompagnavano a San Giovanni Rotondo, appunto affinché intervenisse proprio Padre Pio. Così fecero, e quando la ragazza fu innanzi a Padre Pio, ripeté con violenza le stesse scene che si erano scatenate davanti a Padre Placido. Padre Pio, che in quel momento non era in forza per intraprendere esorcismi, si limitò soltanto a dare una benedizione. Qualche giorno dopo, alcuni frati autorizzati dall'arcivescovo di Manfredonia vollero fare gli esorcismi per liberare questa donna dal demonio, ma non riuscirono a terminare questo esorcismo. Padre Pio, saputo che le cose si erano messe così, rimase triste e pensieroso. Nella notte poi fu aggredito così furiosamente dal diavolo che gli assestò un colpo tremendo sulla spina dorsale. Cadde a terra, si ferì al sopracciglio, ben presto si vide tutta la faccia tumefatta. Nel cadere lui emise un grido che fu sentito dai confratelli, i quali, accorsi prontamente, lo trovarono in quello stato. Gli chiesero che cosa fosse successo, lui si limitò soltanto a dire che era caduto. Allora gli medicarono le ferite, lo adagiarono sul letto. In quelle condizioni però la mattina non poteva scendere in chiesa per la celebrazione della Santa Messa. D'altra parte l'ossessa alla gente che aspettava in chiesa andava sempre urlando che Padre Pio non sarebbe venuto, perché nella notte era stato conciato per le feste. Ad una certa ora si presentò il superiore del convento in chiesa, il quale annunciò che Padre Pio non sarebbe sceso per la messa, perché appunto indisposto. Ci fu una grande delusione e confusione per tutti. Quella stessa mattina il superiore del convento di San Severo, padre Alberto d'Apolito, venne proprio qui e apprese i fatti che erano accaduti. Recatosi da Padre Pio, gli chiese se era vero quello che la gente stava dicendo. Padre Pio si limitò soltanto a dire: Padre Alberto, è possibile? Allora Padre Alberto gli espresse il suo dispiacere nell'avere consigliato di dirottare proprio da San Severo a San Giovanni Rotondo quella giovane ossessa, perché appunto fu proprio lui a dire a Padre Placido di far proseguire i parenti e lei verso San Giovanni Rotondo. E Padre Pio rispose: Beh, mi avete fatto proprio un bel regalo. Ma la partita tra Padre Pio e il diavolo per quella ragazza indemoniata non era chiusa. Padre Pio pregò, si mortificò e dopo qualche giorno, rimessosi alla meglio, scese in chiesa per la messa. Questa volta però l'ossessa, come lo vide, diede un urlo altissimo e poi cadde a terra, svenuta. Il diavolo finalmente se n'era andato e la giovane serena e tranquilla poté ascoltare, partecipare alla Santa Messa di Padre Pio, poi tornare guarita a casa. Padre Pio, come al solito, aveva vinto, ma questa volta l'aveva pagata cara.